Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video su Red Dead Redemption 2. Allora, sì, parleremo di Red Dead Redemption Online, ragazzi. Ci sono state delle scoperte nuove, ci sono dei rumors molto interessanti, ragazzi, che vi devo subito dire, e la fonte è abbastanza affidabile. Innanzitutto è stata trovata un'immagine segreta, raga, un'immagine segreta che pare debba essere uno screen della prima missione di Red Dead Redemption 2. E ragazzi, perché questa immagine è quasi ufficiale? Ecco, innanzitutto è presa da Reddit, un sito che conoscerete tutti, dove ci sono tutti i leak dei giochi, delle cose future, dei giochi più famosi, ecco. E nell'immagine, che adesso vi metterò sullo schermo, questo è raffigurato, ecco, c'è il carretto, quello della prigione, dove ci sono delle sbarre con dei detenuti dentro che devono essere trasportati in una prigione, sicuramente in un penitenziario, eccetera eccetera. Ok, ora starei dicendo: Alex, quindi che serve questa cosa? C'è un trofeo su Red Dead Redemption 2 online, ragazzi, che potete vedere dal PSN, che si intitola Evasione. E ragazzi, questo trofeo si fa, praticamente si sblocca con la prima missione di Red Dead Redemption 2 online, la prima missione introduttiva. Evasione in che senso? Che dobbiamo condurre questo carretto con queste persone dentro in un penitenziario, che adesso non so se è il penitenziario questo qui, non ne ho idea, questo tutto a destra, non lo so, però raga, c'è questo trofeo e si collega molto all'immagine, si collega veramente tanto, ed è, è multiplayer chiaramente. Comunque, dopo questa foto che è quasi ufficiale, ecco, abbiamo altre notizie importanti, ragazzi, sull'online. Allora, innanzitutto ve le dico subito: l'online si svolgerà dopo la fine della storia di Red Dead Redemption 2, non prima, non in mezzo, dopo, ragazzi, dopo la storia. Poi potremmo fare i duelli con gli amici. Cosa sono i duelli? Se non l'avete già fatto, non è spoiler perché è un'attività che sta anche offline, sono quelle piccole sfide che si fanno con altri pistolieri, che dobbiamo cliccare R2, prendere prima la pistola dell'avversario e sparare velocissimo. Quello è un duello. Potremmo farlo online con gli altri giocatori. Poi ragazzi, una cosa che vi piacerà tanto, ma veramente tanto: ci sarà il Rockstar Editor. Chiaramente non è ufficialissimo, sono rumor, però sono cose che comunque ci stanno e che possono tranquillamente mettere. Ci sarà il Rockstar Editor per creare attività, per fare cose particolari. Ora non so se avrà anche altre utilità, non so se lo rilasceranno subito, dopo un mese, però ci sarà. Quindi si potranno creare cosette belle con Rockstar Editor. Poi ragazzi, sono confermate delle modalità di gioco del tipo Deathmatch Online, ragazzi, come GTA, beh, ci mancherebbe. Delle missioni con le crew, che non so se si chiameranno crew, ma con la banda, eccetera eccetera, che ci faranno guadagnare dei soldi, chiaramente. Ci saranno le rapine con gli amici, con le persone, con i nostri amici, e gare con i cavalli, le prime attività confermate per adesso. E un'altra cosa importante: potremmo creare le sessioni private. Sì, potremmo crearle con i nostri amici e stare tranquilli. Beh, ci mancherebbe, perché sennò non avrebbe senso un online senza sessioni private, per stare tranquilli e per farsi i cavoli propri. Ecco, ragazzi, queste erano le info molto importanti. Bello, mi è caduto un tizio dal nulla. Comunque ragazzi, niente, queste erano tutte le notizie che volevo dirvi. La foto è quasi ufficiale perché si collega al trofeo, la prima missione introduttiva dell'online. Sto aspettando che la Rockstar pubblichi qualche notizia su Red Dead Redemption Online, che dovrebbe uscire a fine mese. Siamo quasi a fine mese, quindi mi aspetto qualcosa sull'online, ragazzi. Mi aspetto qualche info importante da poi portarvi il video, eccetera eccetera. Quindi noi ci becchiamo al prossimo video. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, condividete questo video ai vostri amici, attivate la campanella per ricevere tutte le mie notifiche di ogni video. Niente ragazzi, tra poco torneranno anche le live, visto che ora ho finito la storia, posso fare un sacco di altre cose. Niente, ci becchiamo al prossimo video, bella!